Per la prima volta a fine gara Pillon non ha escluso la possibilità del cambio di sistema di gioco. Sarà interessante capire in che modo. Potremo già scoprirlo a Foggia, dove mancheranno per squalifica Gravillon e Del Grosso. Una cosa sembra scontata: Monachello, entrato col piglio giusto sia a Livorno che soprattutto col Brescia, partirà dal primo minuto insieme con Mancuso, a meno che il tecnico non decida di schierare l'ex San Benedettese esterno d'attacco. A Pillon naturalmente il compito di vagliare, valutare e scegliere la migliore soluzione. Un fatto però è certo: serve compattezza tra i reparti e qui il sistema di gioco c'entra davvero poco. Problema semmai, come già detto e ribadito, di atteggiamento. Il primo tempo col Brescia deve fungere da monito, gara infatti interpretata alla rovescia, squadra lunga, larga e dunque vulnerabile. Prima la testa, poi il cuore, se il Pescara vuole tornare quello dei primi due mesi di campionato, visto all'opera cioè fino alla partita di La Spezia, 19 ottobre, deve difendere di squadra. Un discorso che naturalmente investe i tre reparti. La scelta della zona di riconquista del pallone è importante se non fondamentale. La linea del pressing può essere infatti alta o bassa, a patto che le distanze tra i vari settori siano sempre le stesse. Vietato insomma lasciare spazi, perché poi in fase offensiva tutto diventerebbe meno complicato. Ok, insomma, il sistema di gioco, ma non sono mai stati i freddi numeri a cambiare la sostanza delle cose. Il modulo è come una grande scatola, non conta la dimensione né il colore, ma ciò che si mette dentro, ovvero cervello, cuore e tantissima intensità.